Migranti di ieri e oggi è il tema della mostra fotografica Migrai, un occhio aperto sulle migrazioni del passato e del presente, inaugurata a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Circa 80 fotografie scelte tra le immagini più significative scattate da Mauro Raffini negli ultimi 40 anni in Piemonte. Le prime che riguardano la migrazione interna, quindi sud-nord, con tutti i problemi che hanno avuto le persone meridionali a essere accettate in una città che era piuttosto grigia, vecchia, ostile, e quindi qui ho fotografato le soffitte, i bambini che fanno il lavoro minorile, le manifestazioni che invece integrano studenti, operai del sud e operai del nord. La seconda parte riguarda la metà degli anni 90, dal 92-93 al 2000, albanesi, magrebini, romeni, russi, cinesi arrivano in Italia per cercare lavoro, per cercare condizioni di vita migliori. L'ultima parte è l'unica fotografata a colori, ci sono le immagini che sono un campo molto stretto sul viso di mediatori culturali che si alternano a richiedenti asilo a migranti di oggi. La mostra, realizzata in collaborazione con l'AMMI, Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali, è visitabile a Palazzo Lascaris dal 6 luglio al 7 settembre, escluso il 16 e il 17 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.